siamo qua, facciamo tutto. Dopo aver provato anche questa esperienza direttamente su di me, chiediamo alla dottoressa Soccio, insomma, di presentarci la terza giornata mondiale del rene. Allora, in Italia le malattie renali sono spesso misconosciute. Nella popolazione generale circa 4-6 milioni persone non sanno di essere affette da una malattia renale. La malattia renale è una cosa, se vogliamo dire, molto pericolosa, perché in alcuni pazienti, soprattutto se non curati, lì dove non si riesca a fare prevenzione, si può arrivare rapidamente all'insufficienza renale cronica e alla dialisi, con problemi psicologici e drammi sia per il paziente sia anche per quanto riguarda i costi del sistema sanitario nazionale. La giornata mondiale del rene nasce quindi per prevenzione, per farci conoscere sul territorio nazionale, sotto il patronato sia della Presidenza della Repubblica e sia della Società Italiana di Nefrologia, il cui presidente è il professor Antonio Dal Canton. Quest'anno siamo presenti in circa 50 piazze italiane, siamo stati scelti appunto dalla Società Italiana di Nefrologia. Eseguiamo un esame delle urine, misurazione della pressione arteriosa e una breve anamnesi sia fisiologica che familiare, anamnesi patologica prossima e remota, onde poter indirizzare i pazienti che sono a rischio verso gli ambulatori, non necessariamente verso i nostri, anche negli ambulatori, diciamo, della loro zona. Quindi siamo qui carichi di entusiasmo e come ben vedete cerchiamo di aiutare e di fare un po' di prevenzione, il tutto ovviamente a titolo gratuito perché siamo dei medici. Basta. La popolazione pavese partecipa a questa iniziativa? La verità è che sta partecipando in massa, infatti noi non ci aspettavamo questa partecipazione così importante. Va bene, grazie mille, arrivederci. Grazie per la partecipazione, grazie assai, buon lavoro, ciao ciao. Da Piazza della Vittoria è tutto, Marco Barzizza per paviatv.com.